Decide qué estudiar, elige una universidad que se adapte a ti, vea por ello. No te quedes en un solo sitio, explora el mundo digital. Pasa noches sin dormir para cumplir tus sueños, piensa que no vales para esto. Demuéstrate que sí, esfuérzate, gradúate, encuentra trabajo, esfuérzate más, busca mayores retos. Haz un máster pese a lo que diga el resto, sigue aprendiendo. Cambia de trabajo y sé tu propio jefe, escucha a profesionales de todos los continentes. Crea algo único, llega hasta donde siempre habías querido llegar y una vez allí, continúa. Y sobre todo, encuentra un sitio que te permita hacer todo eso. Unir lo hace posible con clases online en directo. Un tutor personal para seguirte desde el primer día y un campus virtual con la mejor tecnología. Unir. Seguimos el ritmo de tu futuro. Buenas tardes y bienvenidos a Encuentro Madrid, una edición especial que se desarrolla en la, online y que podrán seguir a través de la página web encuentromadrid.com. Este encuentro, el que ahora iniciamos, lleva por título el propio lema de esta edición: ¿En quién podemos confiar? Con él queremos ahondar en una cuestión decisiva para el desarrollo de la vida tanto personal como comunitaria. Para ello tenemos con nosotros, en conexión desde Milán, al profesor de filosofía teórica de la Universidad del Studi di de Milano, don Carmine Di Martino, casado y padre de cuatro hijos. Ha desarrollado una larga actividad académica centrada en el estudio, la investigación y también se puede decir el diálogo con las principales corrientes de pensamiento del siglo XX, la fenomenología y el existencialismo, y con los grandes autores como Husserl, Heidegger o Derrida. Me acompaña en este encuentro el profesor Javier Andreu, que enseña filosofía en el Colegio San Ignacio de Loyola en la Comunidad de Madrid. Antes de comenzar, quisiéramos dar las gracias a la Fundación Unir, que patrocina este encuentro, y advertirles que el mismo se podrá seguir tanto en castellano como en italiano directamente y podrán acceder a una u otra opción a través de la página web de Encuentro Madrid. Como decíamos, el tema central de esta edición de Encuentro Madrid es la confianza. Cuando elegimos como lema la pregunta ¿en quién podemos confiar? Todavía no estábamos bajo la pandemia, no se había desencadenado ni en Italia, ni en España, o en el resto de países, como ha sucedido a partir de marzo. Y si ya entonces esta pregunta nos parecía fundamental por una cierta percepción de degradación en la vida sociopolítica, lo cierto es que durante la pandemia y ahora que seguimos inmersos en ella, y no se sabe cuándo saldremos, esta pregunta se ha convertido en algo realmente acuciante. Percibe usted también, professor Di Martino, che hay in questa società una crisi di confianza e che ello afecta in modo particolare l'ambito al sociopolitico? Eh, allora, innanzitutto vi ringrazio dell'invito che è sempre per me un'occasione per eh, riflettere per eh, prendere posizione. Allora, io eh, parlerei eh, di una. farei una distinzione: cioè eh, non si può credo parlare in modo sommario di una crisi della fiducia. Che cosa voglio dire? Eh, L'attuale contesto sociale e politico a cui eh, lei ha fatto riferimento, proprio per le speciali condizioni che presenta, è una, una specie di lente d'ingrandimento su fenomeni che eh, non appartengono solo al momento presente e che è utile, credo, chiarire. Allora, io di direi che da una parte, eh, primo fenomeno, eh, nell'attuale contesto emerge che non possiamo fare a meno della fiducia e che come esseri umani gettati nell'agone della vita siamo costretti a fidarci. Pensiamo alle persone eh, che si sono trovate da un momento all'altro in un ospedale, da sole, senza parenti intorno e si sono fidate e affidate a medici, infermiere, infermieri. La fiducia perciò è un atteggiamento indispensabile alla nostra sopravvivenza. C'è quindi una fiducia che non può andare in crisi, che non va mai in crisi, anzi si rivela ancora più essenziale proprio quando ci troviamo nel pericolo, quando le circostanze... Stringono si tratta sempre di circostanze che ci toccano da vicino, eh, in cui siamo coinvolti personalmente, direttamente. Quando accade qualcosa di particolare, noi cerchiamo qualcuno di cui poterci fidare e a cui poterci affidare, come nell'esempio detto prima. Cioè, la fiducia è una disposizione della persona che non può mai venire meno. Tranne che nelle forme patologiche. Dall'altra parte, secondo fenomeno, e questo è quello che si riferisce alla sua domanda, c'è una sorta di fiducia allargata che può andare in crisi, anzi, che è sempre sull'orlo della crisi, che è normalmente come l'alta o la bassa marea: il mare si ingrossa e poi si ritira, a cicli continui. Sto parlando di un'altra cosa della fiducia nell'avvenire, nella politica, nelle istituzioni, nelle relazioni sociali allargate, quella fiducia necessaria perché si costituisca una comunità. Questa fiducia va spesso in crisi, ci sono tanti aspetti diversi in quello che ho accennato naturalmente. Un conto è la fiducia nella politica, un altro conto è la fiducia in contesti relazionali allargati. Per esempio, quella fiducia che occorre quando facciamo una donazione di denaro per una situazione di sofferenza che ci viene segnalata ma che non conosciamo direttamente. Allora, quando si parla della fiducia allargata, cioè di quella fiducia che va in crisi, che può andare spesso in crisi Bisogna evidenziare alcuni elementi che credo siano la base anche dell'attuale crisi della fiducia. Primo, c'è un rapporto tra fiducia e informazione. Quindi eh, l'alta e la bassa marea, noi la vediamo eh, quando per esempio c'è una certa informazione che insiste su certe cose, in un certo modo. Quindi vi è un nesso tra il modo dell'informazione pubblica e un certo andamento della fiducia. Secondo elemento, ci sono i segni materiali. Se gli ospedali si riempiono e il sistema sanitario non è in grado di far fronte alla situazione, ecco che noi abbiamo dei segni materiali che inducono un atteggiamento di sfiducia. Ma questo succede anche quando la politica fa delle promesse e per molti anni non le mantiene. E noi sperimentiamo un impoverimento della nostra situazione economica, viene meno la fiducia, oppure se un'azienda ci promette eh, di un aumento e questo aumento non arriva, noi maturiamo una sfiducia nell'azienda nell o nelle istituzioni, se un certo ufficio quando deve aprire è sempre chiuso, maturiamo una sfiducia. C'è poi anche un fattore culturale, quindi riassumo, c'è un rapporto con l'informazione. C'è un rapporto con i segni materiali che può motivare la sfiducia e poi c'è un fattore culturale, cioè quanto nella educazione è promossa e incoraggiata in modo implicito o esplicito la dimensione della fiducia. Forse di questo parleremo dopo, credo. Resta il fatto che eh, non si può eh, da una parte eh, svolgere la vita di una persona senza fiducia, senza potersi fidare e affidare. E dall'altra parte però non si può nemmeno pretendere che la fiducia allargata eh, non sia poggiata su elementi concreti, cioè sia, come si dice in italiano o non so in spagnolo, campata per aria. Non si può. Occorre che ci siano eh, segni, del, segni della fiducia, segni per poter dare fiducia. Allora, pretendere una fiducia senza segni non è possibile, non è ragionevole. Bisogna sempre che ci siano segni concreti per incoraggiare la fiducia. Dall'altra parte, però, occorre anche capire come aiutare tutti a mantenersi in un atteggiamento di fiducia, dato che questo atteggiamento è indispensabile proprio per avere i segni, che i segni possano tornare. Mi spiego, eh, solo se io ho fiducia che l'azienda ce la farà, potrò sostenere quei sacrifici necessari per avere poi in un secondo momento quei segni che aumentano, alimentano ulteriormente la fiducia. Che è come dire, la fiducia si basa su dei segni e al tempo stesso li rende possibili. È anche un punto di partenza, oltre che una conclusione, perché io, in base a dei segni, concludo che posso avere fiducia. Ma la fiducia è anche una disposizione che può essere tenuta viva, aperta oppure no. Ecco, siccome la vita di una società non può reggere e svilupparsi senza la fiducia allargata, quella che ho chiamato la fiducia allargata allora diventa decisivo che ci sia un'iniziativa, eh, un una, una cultura, potremmo anche dire così, che incoraggi la fiducia, sostenga la fiducia come punto di partenza, anche quando molti segni possono non aiutare a concludere per la fiducia, cioè possono indurci a non averla. Ecco che occorre aver ben chiaro questo punto: cioè, la fiducia è al tempo stesso il punto di partenza per accumulare i segni, cioè per costruire i segni, e la conclusione in base ai segni. Eh, si è detto che durante la crisi, una crisi economica, dopo la crisi economica del 2008, in Germania alcune aziende hanno proposto ai loro dipendenti di eh, diminuirsi lo stipendio e di lavorare qualche ora in meno per poter garantire al tempo stesso il lavoro a tutti. E quella era una scommessa sulla fiducia, cioè era una fiducia che veniva data per poter raggiungere poi quei segni che l'avrebbero alimentata in un secondo momento. Quindi eh, non parlerei di una crisi di fiducia in senso... Sommario, distinguerei tra quella fiducia che non può mai andare in crisi e quella fiducia che invece è sempre sull'orlo di una crisi ed è sempre in relazione all'informazione che abbiamo, l'informazione pubblica, ai segni materiali e all'educazione e alla cultura. E l'educazione e la cultura hanno un ruolo decisivo perché ci sono momenti in cui la fiducia è soprattutto un punto di partenza. Gracias, eh, profesor. Vemos, por lo tanto, que en este primer sentido del que hablaba es una necesidad básica de los hombres y, por lo tanto, merece totalmente la pena que la afrontemos eh, con todas sus implicaciones. Y, como ha dicho en segundo lugar, en, en este sentido extendido eh, podemos hablar de una cierta crisis de la confianza. Y ha hablado de, de la confianza en la información, en los signos y en el, en el factor cultural, ¿no? Eh, claramente aquí está en juego la posibilidad de conocer, ¿no? de la información que nos dan, si es relevante o no, si podemos estar seguros de ella o no, de si podemos entender los signos que nos llevan a tener una cierta confianza y además el factor cultural, es decir, que somos herederos de nuestra historia y de nuestro mundo. Y en este sentido queríamos preguntarle si hay algún momento o, o identifica usted algún momento de la historia donde se haya... Ha eh, acrecentado esta desconfianza eh, sobre la confianza, valga la redundancia, en este segundo sentido del que nos habla usted. ¿Hay algún periodo histórico donde que nos pueda ayudar a entender el punto en el que estamos ahora? Alora si dice eh, lo si dice en parte convencionalmente, lo si dice a veces sin ni siquiera profundizarlo bien, que con la modernidad viene eh, puesto un sospecho sobre la confianza. Eh, è vero, e eh, eh, anche però bisogna capire che cosa questo significa per non eh, accettare delle classificazioni un po' troppo rapide. No? Allora, eh, che cosa succede con Cartesio? Eh, detto rapidamente, dopo la, la, la stagione della scolastica, filosofia medievale, con le sue sottigliezze e anche le sue complicazioni, Cartesio compie un gesto audace. Un ricominciamento, un reinizio. E soprattutto apre la via alla scienza, a una ricerca scientifica libera da questioni spirituali, metafisiche. E perché la scienza, dopo Cartesio, si occupa decisamente della cosa estesa, la cosa materiale, la, re, la res extensa, o no, come la chiama, lasciando alla filosofia, alla Psicologia, la teologia, le cose che riguardano lo spirito. Allora Cartesio eh, pone il problema della verità in termini di certezza e, e si chiede di che cosa posso essere certo, fino in fondo certo. La parola tecnica è apoditticamente certo. Questo è il suo problema. E la risposta è posso essere certo solo della mia attività di pensiero. Se pongo l'indice del dubbio, non solo su tutte le teorie accumulate fin qui, ma anche su tutto quello che esiste, che cosa resta in piedi? Il mio stesso dubitare, perché lo sto utilizzando. Quindi questo è l'unico che non potrà mai essere in dubbio, è l'unica cosa apoditticamente certa, ma noi potremmo replicare, ma la frase il mondo esiste, non è più certo del mio dubitare? Sì e no, perché secondo Cartesio questa formazione, comunque, è sottoponibile a un dubbio, almeno pensabile. Perché io non sono sicuro che domani il mondo esisterà ancora. Il mondo è contingente. Quindi, la frase il mondo esiste è una frase, diciamo, ragionevolmente certa, ma non apoditticamente certa. Adesso, lasciamo stare le sottigliezze cartesiane, che comunque hanno una, un loro spessore. Resta il problema che viene impostato da Cartesio. La cifra della verità diventa la certezza. Vero è ciò che non è sottoponibile a un dubbio anche soltanto pensabile. Ma che cosa diventerà questo? Cosa è diventato questo per noi? È diventato che? È diventata questa affermazione che sto per dire. Certa è, la, è solo la conoscenza scientifica. Certo, cioè vero, è solo quello che posso stabilire con il metro della scienza, attraverso la matematica, la matematizzazione della natura. Nessuno di noi, attenzione, adesso che siamo in pandemia, si accontenta delle chiacchiere del filosofo o delle riflessioni profonde del teologo per affrontare il virus. Vuole sentire lo scienziato perché solo lo scienziato ci può dire cose vere, cioè certe. Del resto ne discuteremo un'altra volta, no? si dice. Allora, che posizione determina questa mentalità, che comunque ha dato anche luogo a degli straordinari risultati, sulla fiducia? Io direi due cose e concludo questo punto. Per un verso... La modernità ha posto il veto non direttamente sulla fiducia, ma su quella conoscenza che si può acquisire soltanto attraverso la fiducia. La discussione, cioè, viene rivolta non alla fiducia come tale, ma alla fiducia come fattore di conoscenza certa. La conoscenza di primo livello è la conoscenza scientifica, cioè quella che posso, anzi devo... Ottenere sulla base di evidenze dirette e non mediate dalla presenza di un altro, mediate da una autorità. Come a dire, me l'ha detto Aristotele, allora è vero, me l'ha detto Tizio, allora è vero. Dall'altra parte, questa mentalità, diciamo figlia di Cartesio e della modernità, ha implicitamente collocato la fiducia su un gradino più basso nella scala delle conoscenze certe la fiducia in se stessa. Se si vuole applicare alla frase di te mi posso fidare il criterio di verità detto prima, allora bisogna concludere che la certezza che posso avere su un altro non può essere paragonata alla certezza che attribuiamo a certi risultati della matematica o della fisica. Quindi la fiducia si raggiunge sulla base di segni, non sulla base di misurazioni, di quantificazioni, di calcoli matematici e richiede perciò un intervento molto più significativo dell'interpretazione, cioè di un uso più libero della ragione. Allora, eh, con, con questo potremmo dire che l'uomo moderno, inteso come singolo ma anche inteso come società, ha mai potuto fare a meno della fiducia? Direi di no. Dobbiamo seconda domanda, perché tutti abbiamo continuato a utilizzare la fiducia per vivere nel mondo, no? Seconda domanda: ma dobbiamo respingere in blocco l'istanza cartesiana? Cioè quella che ci spinge a verificare che cosa può essere considerato certo e che cosa no? Quella che ci spinge in qualche modo a ricominciare da noi stessi? A non eh, diciamo, prendere per vero solo perché lo ha detto un altro, dobbiamo, restringere questi, dobbiamo respingere questa istanza critica. Io credo ancora di no. E comunque mh, questa istanza ci può essere utile. Ci può essere utile a che cosa? E qui mi servo, diciamo, di un detto che appartiene al linguaggio popolare. Non so se in Spagna si usa oppure no. E questo per dire che un po' di cartesio c'è eh, anche eh, nella tradizione umana in senso ampio, perché le mamme in italiano dicono, guarda che fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Una frase che è criticabile. E d'altra parte però... Eh, lo fanno tutte le mamme con i loro figli. Cioè che cosa dicono al bambino che sta crescendo? Dicono non fidarti degli estranei, non prendere la caramella dagli sconosciuti. Eh, poiché un bambino sano tende a fidarsi, la mamma, man mano che cresce e frequenta persone fuori dall'ambito familiare, cerca di porre un freno alla fiducia. E nessuno di noi considera questa... Azione materna riprovevole. Mia mamma con me lo ha fatto fino allo sfinimento. Che cosa ci dice quello che una mamma fa con i suoi figli? Ci dice che occorre diventare capaci di fidarsi e che la capacità di dare fiducia è una conquista. Abbiamo tutti una disposizione alla fiducia, ma questa disposizione va allenata affinché maturi in una capacità di dare fiducia. Attenzione, dare fiducia significa anche negare fiducia. La capacità di accordare la fiducia implica anche la capacità di negare la fiducia. Bisogna saperla accordare e questo implica anche che bisogna saperla negare a chi non la merita. Cioè bisogna sapere a chi darla e a chi non darla. Accordare indiscriminatamente la fiducia non è un segno della capacità di fiducia, ma è il segno di una immaturità. E se portata all'estremo è un segno di squilibrio. Così come non accordare indiscriminatamente la fiducia è un segno di una vita ferita dal disagio psichico e affettivo, cioè di una patologia. Non, sa, non accordare indiscriminatamente a nessuno la fiducia è il segno di una patologia. Perciò c'è un po' di cartesio in ogni mamma e questo poco di cartesio non guasta. Cioè l'istanza critica cartesiana deve entrare a far parte della capacità di fiducia, non deve essere opposta alla capacità di fiducia. Gracias, profesor. Yo añadiría que no solo es una característica de, de todas las madres, sino que, efectivamente, yo, al menos en mi experiencia de profesor en un colegio, cuando quiero poner un ejemplo de un conocimiento que sea absolutamente seguro, todos los alumnos ponen un ejemplo de, de algún tipo de conocimiento científico y, y eso lo entienden y con el resto de conocimientos no. O es como lo que decía usted, en cualquier eh, discusión, si de repente hay una persona que dice, no, es que la ciencia dice esto, entonces basta, se ha, se ha acabado la, la, la discusión, ya no hay nada más que añadir. Si la ciencia ha dicho esto, punto y basta, no se discute más. ¿no? Eh, pero claro, entonces nos quedamos un poco perplejos porque es, es paradójico. Por un lado, como... Como ha vuelto a decir ahora lo que nos ha dicho al principio, la confianza es una disposición básica del hombre, pero a la vez, si solo podemos confiar en aquellos conocimientos que obtenemos a través de la ciencia, pues, pues la verdad es que no pues es complicado vivir, porque, claro, coger el coche y salir a la autopista no, no creo que mucha gente haga muchos estudios científicos antes de salir a la autopista. Y sin embargo, salimos y necesitamos confiar como nos ha dicho. Entonces, eh, ¿qué, en, ¿en qué sentido esta confianza es una, es una dimensión básica del hombre? ¿En, ¿En qué sentido, queríamos insistir en este primer punto, ¿en qué sentido es algo de lo que no podemos prescindir? O dicho de otra manera, ha comentado usted ahora que, como es una disposición que tienen los hombres, necesita ser entrenada, necesita ser ejercitada para que se desarrolle de manera adecuada. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla esto? ¿En qué consiste la confianza? ¿Qué quiere decir que es intrínseca al ser humano? Pero a la vez, ¿cómo podemos entrenarla para usarla bien? Allora, eh, citaré, eh, no letteralmente, ma soltanto en in, in sintesi, la, la posición de un grande pediatra y eh, e poi psicoanalista inglés, que es eh, morto da, da alcuni decenni: Donald Winnicott. Eh, perché afferma che eh, più indietro noi andiamo nella vita, nella nostra vita personale, eh, alle prime fasi, e più vediamo che è impossibile parlare dell'infante senza implicare in ogni momento la condizione della sua sopravvivenza e del suo sviluppo. E qual è la condizione della sua sopravvivenza e del suo sviluppo? È la madre. È ciò che Winnicott chiama l'ambiente, l'ambiente madre, l'ambiente. In una conferenza eh, dice più o meno, io lo dico a memoria un po', eh, questa espressione, non esiste l'infante, intendo dire, eh, dove c'è un infante c'è anche l'assistenza materna e senza questa non ci sarebbe l'infante. E parla in, in questa situazione di una dipendenza speciale che l'infante ha dalle cure materne. Ora, qual è la, la caratteristica sintetica di una madre sufficientemente buona, come la chiama Winnicott? No? Né troppo né troppo poco, ci vuole un equilibrio anche qui, no? sufficientemente buona. La caratteristica sintetica è la affidabilità, l'affidabilità, l'attendibilità. Cioè, l'affidabilità delle sue cure, della sua presenza per il bambino. Il contrario di una madre affidabile è una madre che appare e scompare, che è presa dalle sue cose, che è presa dalle, magari dalle sue insicurezze, dalle sue angosce, che è, perciò è irrigidita e magari è orientata con i suoi interessi ad altro e non si rivela affidabile. Questa madre non sostiene il bambino nei suoi primi passi nell'esistenza e quindi eh, il bambino ne può risentire no? perché una madre in quei momenti iniziali è normalmente devota vive una, de una devozione per il figlio e la sua presenza realizza quel sostegno necessario al figlio affinché la sua identità emerga quindi attenzione perché l'affidabilità materna dell'altro detto genericamente, è la condizione per la costituzione dell'identità soggettiva. Non c'è identità soggettiva senza affidabilità. E il primo elemento della costituzione eh, della nostra identità personale eh, è mh, quello che, che, la, che la presenza affidabile della madre eh, rende possibile, è eh, l'unità del nostro essere, l'integrità. Perché senza la, la, una madre affidabile, una presenza affidabile, eh, dobbiamo immaginarci così che l'identità psichica del bambino verrebbe, non si costituirebbe, ci sarebbe come un insieme di pezzi che vanno l'uno eh, indipendentemente dall'altro, ciascuno per proprio conto. Il processo maturativo dell'identità, dell inteso in senso stretto, è reso possibile dalla presenza affidabile. Attenzione, ma qual è il primo risultato? Eh, diciamo il risvolto eh, di una eh, costituzione della propria unità. È la fiducia in se stessi, senza della quale neanche la fiducia, come dire, la fiducia meditata nell'altro è possibile. La fiducia in sé, è legata all'esperienza di una presenza affidabile. E mi faccio una domanda, ma questo vale per il bambino? E per noi? Per noi adulti? È diverso? O anche noi abbiamo bisogno che tutto questo in qualche modo continui anche ora? Lo vediamo, perché vediamo come si rianima la fiducia in noi stessi. E come riparte quindi la capacità di fiducia verso gli altri? Quando sperimentiamo relazioni in cui, con altre forme, si rinnova quella devozione al nostro essere, quella attendibilità che ha accompagnato le prime fasi della vita e che ha consentito al nostro io di emergere e di svilupparsi. Tutto questo è. No, non ha un momento di interruzione, eh, vale fino all'ultimo respiro, noi abbiamo bisogno di essere continuamente, eh, di vivere relazioni che possano rinnovare una cura per il nostro essere, perché altrimenti si deprime la fiducia in noi stessi e si deprime la fiducia negli altri. Allora a questo punto possiamo dire quello che la domanda eh, aveva più a, a fuoco. E cioè, che noi non possiamo fare a meno della fiducia, perché la fiducia, ma lo dirò forse fra poco se eh, prosegue il nostro cammino, perché eh, la fiducia è indispensabile per qualunque azione efficace nel mondo. Qualunque azione efficace contiene, anche quando noi non, non, non ci meditiamo, non ci riflettiamo sopra, contiene un elemento di fiducia come avete detto voi, no? eh, il, anche nella domanda, ma come, ho, come tutti abbiamo constatato, quando qualcuno entra in ospedale e, e non, i suoi i parenti non lo possono seguire, eh, eh, l'andamento della, della, della situazione è, è interamente legato alla capacità di avere fiducia. Ma quando si va dal panettiere, dicevate voi, no? e diceva eh, Rafael nella prima domanda, eh, c'è un elemento di fiducia. Io non ho insistito su questo perché è ovvio e poi dopo lo riprenderò in un altro modo, ma ho insistito sulla condizione che permette lo sviluppo di una fiducia in sé e quindi di una fiducia negli altri, perché quello che noi diamo per scontato, la disposizione, non può essere mai data per ovvia, perché quella disposizione deve attivarsi, attuarsi, altrimenti non può diventare mai efficace. Gracias, eh, gracias, profesor. Ahora eh, queríamos eh, preguntarle, eh, precisamente en, en, en este sentido, si de, de alguna manera, eh, igual en, en italiano que en, que en castellano, la, la palabra confianza incluye dentro la, la palabra fe. ¿no? Y claro, es verdad que cuando, cuando hablamos de la fe, pues eh, es normal que venga. No de manera consciente, pero en el fondo aquella distinción de la que nos ha hablado con Descartes, ¿no? Solo puede ser cierto el conocimiento de la ciencia. Entonces, ¿qué más alejado de eso que el conocimiento por la fe? Y sin embargo, parece que, que todo o sea que toda acción del hombre implica confianza, implica, por lo tanto, una cierta fe. Y eso nos lleva, claro, a. a una pregunta que, que es decisiva. ¿La fe realmente se se opone? Al, al conocimiento seguro, o dicho de otra manera, por un lado está el ámbito de la razón y de las cosas razonables, y por otro lado está el ámbito de la fe, o cuando estamos dentro, nos movemos dentro del ámbito de la fe, también estamos dentro del ámbito de la razonabilidad. Allora, eh, capisco que eh, le cose dette prima eh, possono essere lette in tanti modi. Io quando ho eh, illustrato il percorso che da Cartesio, da Descartes, come lo dite voi, eh, arriva fino a noi, eh, non ho inteso controfirmare dicendo mh, qui non, eh, le cose vanno bene, ha ragione Cartesio, no, non ho detto quello. Ho cercato di mostrare quali sono gli elementi in gioco per evitare di se, eh, limitarsi a prendere partito si prende partito pro o contro. Io dico che occorre innanzitutto capire, prima e forse al posto di prendere partito, occorre capire. No? E, e perciò quello che è avvenuto con Cartesio eh, non dice che allora eh, l'unico ambito in cui si usa la ragione è la scienza. La scienza è un modo di usare la ragione e ci sono comunità umane che non hanno conosciuto questo modo. Di eh, usare la conoscenza. La conoscenza scientifica è una conoscenza specifica. Certo, è una conoscenza potente, e quindi là dove arriva la scienza eh, tende a prendere il monopolio della, della conoscenza e, e a eh, buttare fuori dalla porta tutto il resto. Ma eh, si può benissimo vivere senza scienza, come hanno dimostrato tante comunità umane, e in fondo anche le nostre, le comunità occidentali eh, fino a un secolo, un secolo e mezzo fa hanno vissuto ampiamente senza la scienza, ma non si può vivere senza quel modo di conoscenza che si chiama fede. Perché quel modo di conoscenza che si chiama fede è eh, più indispensabile della scienza? E perché è un modo di conoscenza? Faccio un esempio banale. Perché la fede è un modo di conoscenza. Prima dico la definizione e poi faccio un esempio, perché sennò no, ehm, è, è più difficile seguire. Eh, la fede è quel modo di acquisire conoscenza che si avvale della mediazione di un testimone. Se, per esempio, io domando a, a lei, eh, Javier, eh, che cosa c'è dietro la sua sedia, perché intravedo qualcosa, ma non vedo e lei mi risponde che c'è, poniamo eh, la, la, la sua giacca, no? riposta bene dietro le sue spalle, eh, io posso acquisire una conoscenza anche se non vedo. Quindi la fede è un'intelligenza della realtà che viene acquisita in maniera indiretta attraverso la mediazione di un testimone. Questo modo di conoscere è, direi, capitale, fondamentale. E non c'è nessuna comunità umana che ne possa fare a meno perché altrimenti non ci sarebbe eh, cumulazione culturale, evoluzione culturale cumulativa, perché dovremmo tutti ripetere le esperienze da capo per poter ritenere come vere quelle conoscenze che invece di solito ci trasmettiamo socialmente. Come? È, è, è attraverso dei testimoni, attraverso dei mediatori. Eh, Giussani in un suo famoso testo che si intitola Il senso religioso fa un esempio che magari alcuni eh, ascoltatori eh, ricorderanno, quello dell'America. Eh, io posso dire con piena ragionevolezza che l'America esiste anche se non ci sono mai andato. Come faccio a dirlo? Eh, lo dico attraverso dei testimoni. Lo dico quindi senza l'evidenza diretta, ma attraverso... Quell'evidenza che altri hanno guadagnato. Lo dico in base alla mediazione di altre persone che ci sono andate in America. Ma questo avviene per molte situazioni della vita. Se io dicessi, avendo eh, lasciato la borsa in fondo alla stanza ed essendomi recato poi sul palco dei relatori perché dovevo intervenire e fare una, per fare una conferenza, mi viene l'angoscia di dove ho lasciato la borsa e improvvisamente chiedo a qualcuno lì in fondo che prima era con me. Sai dove è la mia borsa? E se lui fa un cenno col dito e dice è qui sotto, io do per certa questa conoscenza e non l'ho acquisita perché ho visto direttamente, non ho un'evidenza diretta, ho un'evidenza indiretta attraverso la mediazione di un altro. Allora, la fede è un metodo di conoscenza e forse potremmo dire è il metodo più indispensabile tra tutti. L'umanità non ne ha mai potuto fare a meno. Per poter eh, avere storia, avere cultura, perché si deve costruire, perché si possa costruire l'edificio della storia, della cultura. Quindi intendiamoci: nemmeno Cartesio ha potuto farne a meno, ma nemmeno uno scienziato ne può fare a meno, nessun uomo ne può fare a meno. Ma la fede per funzionare si basa sulla fiducia. Quindi la fede come metodo di conoscenza si basa sulla fiducia, cioè sulla affidabilità del testimone. Se il testimone è affidabile, se Javier, che prima mi ha dato quella risposta, o se il mio amico che è in fondo alla sala, o se le persone che sono state in America e mi dicono che l'America esiste, non sono riconosciute da me come attendibili, affidabili, se non sono meritevoli della mia fiducia, io non potrò utilizzare quel metodo di conoscenza che si chiama fede. Non lo potrò utilizzare in modo adeguato perché la fede come metodo di conoscenza si appoggia alla fiducia, sulla fiducia. Senza fiducia non ci può essere la fede come, come conoscenza indiretta. Il 90% delle conoscenze che noi abbiamo sono acquisite indirettamente attraverso la fede. Perciò sulla base di una fiducia, di una fiducia che deve essere giustamente, adeguatamente data. E come faccio a raggiungere la, la, la fiducia? Devo usare la ragione, devo usare la ragione che interpreta i segni sulla base di due condizioni che devono essere sufficienti, la convivenza con i testimoni, e la condivisione, convivenza e condivisione. Eh, in quel volume che ho citato ci sono dei pezzi straordinari su, su queste questioni, no? perché senza convivenza e condivisione io non posso accumulare i segni. Chi di voi affiderebbe, ne, nella misura in cui li avesse, io non li ho, ma insomma, magari i due che sono seduti che mi intervistano li hanno, 100.000 euro alla, a, a una, un investitore senza averlo adeguatamente conosciuto? Nessuno. E, e, perché deve avere fiducia e per avere fiducia occorrono segni e i segni vanno accumulati quindi c'è un uso della ragione in partenza che stabilisce che di quella persona si può avere fiducia quella persona è credibile e perciò si utilizza quel metodo di conoscenza che si chiama fede attenzione però perché qui eh, non so se eh, Javier voleva implicare anche questo nella domanda perché eh, la, la modernità dalla modernità in poi si conosce una certa divisione tra il sapere e il credere, l'ambito della fede e l'ambito del sapere o della conoscenza. E, datemi un riscontro: se, se anche questo era nel, nel conto della domanda oppure no. Sì, sí, stava nella pregunta, però era evidentemente anche come questa apertura. del recorrido humano que nace de la confianza y, y donde la fe digamos la fe en otros y en otro con mayúscula tiene este carácter razonable y profundamente humano eh, que, que era un, una cuestión que, que, que queríamos que, que nos parecía que era fundamental dentro de este recorrido de hecho pero ya aprovecho yo y ya formulo un poco la última pregunta para que al hilo de esta cuestión también digamos que partiendo de su propia experiencia eh, lo puede ilustrar mientras hablaba usted sobre la relación entre confianza y signos o el ejemplo de el hijo con la madre que para todos es clarísimo me venían a la mente ciertos textos de María Zambrano preciosos donde ella relacionaba también la experiencia de confianza con la relación con su padre y en este sentido queríamos preguntarle porque al final Toda esta crisis profunda sobre confianza, sobre la fe, que tiene que ver también sobre el concepto de autoridad y de paternidad, en la que digamos que la, la, la cultura contemporánea eh, pues, pues se, ha, se ha metido a fondo. Sin embargo, luego la experiencia de las personas, como también se ha puesto de manifiesto en sus intervenciones, corre como por otro lado, va por otro lado, y no deja de ser fundamental, digamos, entender eh, esta experiencia. Por eso queríamos preguntarle. A usted personalmente, che ha significato la, la confianza come ricorrido eh, suyo e anche dentro incluso di de su, de su tarea docente. E con questo eh, acabaríamos. Allora, el... eh, sì. Sì, 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 sì. Capisco che i tempi della, del web sono molto, sempre molto severi, <ride> sì. e quindi non si, può, non si può avere il tempo di, di, di sviluppare le questioni, ma eh, le due cose sono connesse comunque. Eh, la, diciamo, la fede come conoscenza di un altro o come fiducia in un altro eh, con la maiuscola come ha detto lei nella domanda e eh, quello che mh, personalmente io posso eh, raccontare eh, io eh, ho avuto la fortuna credo tante persone l'hanno avuta di eh, incontrare delle persone molto delle persone geniali, no? delle persone umanamente eh, rilevanti, eh, ma ne ho incontrata in particolare una che aveva le caratteristiche eh, dell'affidabilità eh, e non era difficile, anzi, eh, sarebbe stato più difficile non, non fidarsi e affidarsi che il contrario. No? Eh, quali sono, dico, dico prima del nome, dico le, le, le caratteristiche? Perché altrimenti eh, non voglio sminuire, casomai eh, eh, far eh, trasparire il valore. No? Eh, qual è la caratteristica di, una, di un padre e di una madre, ma non del padre e della madre eh, che, che ci hanno cresciuto da piccolini? Eh, della paternità e della maternità come le incontriamo fuori dall'ambito familiare nella vita e non cessiamo mai di incontrarle, perché quello che diciamo non vale solo per il bambino, ma per ogni essere umano fino a quando eh, esala l'ultimo respiro. Eh, una figura affidabile è, è una figura che incarna, e sottolineo questa parola cioè incarna una ipotesi di significato adeguata per la vita, la incarna, perché se eh, non basta l'enunciazione, occorre l'incarnazione, perché un'ipotesi eh, un di significato sia credibile. Il contenuto, il che cosa uno comunica, non può mai veramente comunicarsi senza il come. Il come è il, eh, il come guarda il mondo, il come si rapporta agli altri, il come tratta le cose che lo riguardano, ciò che eh, l'altro mi mostra eh, in quello che vive. Questo comunica il significato che afferma, che proclama. Diciamo che tutto il significato. Che a cui l'altro tiene o che l'altro eh, comunica, si sintetizza e si esprime nel modo della sua presenza o sinteticamente nella sua presenza. Può anche essere che uno parli, che prevalentemente parli, ma non è tanto e soltanto il contenuto verbale, è il modo delle parole, è la presenza che vibra e si esprime nelle parole. No? Ecco, io ho incontrato una presenza con queste caratteristiche. Cioè portava con sé nel suo volto, nella sua presenza, l'evidenza delle sue ragioni, l'evidenza delle ragioni di quello che diceva. Questo lo si vedeva nel suo modo di essere, nel come della sua esistenza, nel suo modo di affrontare i rapporti, nel suo modo di, eh, di guardare, di, di salutare, eh, di farsi carico. Della, dei problemi degli altri, eh, è, è questo che eh, io ho visto. E qual è stato l'effetto? L'effetto è che eh, al tempo stesso mi attirava e suscitava in me una fiducia, mi affascinava e mi motivava a un consenso vitale, intero non soltanto intellettuale né soltanto affettivo, intero, anche perché l'uno senza l'altro non è un caso eh, affidabile, no? se c'è solo l'uno o c'è solo l'altro. Io trovavo in lui, realizzate, incarnate, quelle, che, eh, quelle cose che desideravo fossero in me, che si sviluppassero in me. E qual è l'altra la, caratteristica dell'autorità, dell della paternità? Della maternità, perché poi non è un problema di maschio o femmina. Noi dobbiamo anche aggiornare un po' il, il lessico. No? Eh, qual è l'altra caratteristica, eh, l'altra bellissima caratteristica di un padre? Chi ci è padre? È, è facilissimo rispondere perché eh, chiunque ci genera, a prescindere dal maschio e dalla femmina. No? E eh, ho trovato in quella persona. È questa caratteristica, attivare l'umano e non sottomettere l'umano, non, sub non subordinare l'umano dell'altro. Padre o madre, ma nel senso padre capacità di generazione, è eh, chi attiva, apre, lancia, spinge l'altro a percorrere la sua strada. Padre è chi non ama le fotocopie ma la creazione nuova, l'originalità, la passione di un padre non è la clonazione, ma è la fioritura della diversità dell'altro. Non chiede omologazione, ma appropriazione nuova, perché vuole perché vuole poter imparare dalle persone che gli si legano e che imparano da lui. Non c'è niente di più soddisfacente, io l'ho visto innanzitutto negli altri, eh, per un padre che eh, vedere eh, che le persone che gli si legano possono essere a loro volta maestri della sua stessa persona. E quindi il padre è uno che non vuole discepoli, direbbe Peghì, ma vuole figli che ricreano quello che ricevono, non si limitano a riprodurlo. Ecco, io ho avuto, all'età, ero un po' più giovane di Javier, eh, ho avuto la fortuna di incontrare una persona che aveva queste caratteristiche. E poi anche altre no? persone che, che avevano e hanno queste caratteristiche. E questa persona si chiamava, si chiamava perché è morto 15 anni fa, eh, Luigi Giussani. E, era uno che aveva quelle caratteristiche, incarnava un'ipotesi di significato adeguata e eh, aveva una passione per la fioritura della diversità, per la fioritura dell'altro. Non aveva nessuna ambizione a clonare. Era uno che amava dire il nome, il nome dell'altro. Quante volte, per esempio, ha ripetuto la frase, qualcuno se lo ricorderà, ma non importa, è una frase tra le tante, la densità dell'istante. La densità dell'istante è una frase di uso comune. Però l'aveva detta un ragazzo in una certa circostanza, e magari, anzi, quasi sicuramente l'aveva sentita dire per la prima volta da Giussani stesso, ma ogni volta che Giussani ripeteva questa frase aggiungeva subito anche il nome di chi l'aveva detta in quella circostanza. Ma questo è il segno di un padre, di uno che ama dire il nome dell'altro, ama citare l'altro, perché padre è uno che ti riconosce e ti dice vai. Sei tu il protagonista, perciò il prototipo del padre è quello, del, è quello della parabola evangelica del figlio del prodigo. Quello è il padre. A, a prescindere dal fatto che sia un maschio, perché padre e madre, non importa il sesso o l'identità o, o quello che vogliamo, no? ma importa quel vai. Sei tu protagonista. Il padre non è geloso, non si sente insidiato dai progressi del figlio dell'altro, al contrario ne gioisce, li vuole, li desidera, li si spende per questo. Quindi ci si accorge di avere incontrato un padre, una persona che ha queste caratteristiche, eh, quando ci si trova frequentandole, cambiati, incoraggiati, rigenerati. Lì ci si accorge di avere, di avere un altro padre, ancora un altro padre. E, e, e questo effetto di rigenerazione sperimentato su se stessi. E per me, come per tante altre persone, l'incontro con Giussani e con, e con altri che eh, erano insieme a lui, ma con lui, in maniera diciamo, esemplare e sintetica, è stato l'incontro con l'incarnazione del significato del vivere. Del destino del vivere e con una, una capacità di fecondità, di eh, eh, lancio dell'altro. Eh, Giussani era, non era un imbuto, un trampolino. Non ingorgava, ma lanciava altrove, in quell'altrove che è la strada di ciascuno e che era quello stesso significato che egli comunicava nella sua vita. Allora io con Giussani ho potuto fare questa esperienza, che potevo dire la frase che lui stesso attribuiva eh, alla, diciamo, al, alla fede, all'esperienza della fede originale. Era questa frase, se non posso credere a quest'uomo, non posso più nemmeno credere ai miei occhi. Qui c'è tutto tutto il percorso che ho eh, dettagliato prima. Il generarsi della fiducia attraverso la potenza dei segni. Muchissimo, grazie. E l'uso. Avanti, avanti, scusami. E l'uso della. Si finisco tre minuti e tre... datemi tre minuti. E l'uso della, della, cosci... della, della fede come metodo di conoscenza, cioè perché è sempre attraverso un testimone che uno può affermare l'invisibile significato attraverso i visibili segni. E quindi eh, ma, eh, i segni visibili sono innanzitutto la carne di, dei testimoni, di certi testimoni. Questo non vale solo per me, ma questo vale anche... Eh, non vale solo per me, come dire, in entrata, eh, io che ho, che ho fatto e subito, eh, meno male questa esperienza, eh, vale anche in uscita, perché eh, gli altri che incontrano me eh, possono trovare qualcosa di analogo a quello che io ho trovato in Giussani e tanti altri, oggi per esempio per me vale la stessa cosa eh, se penso alla persona di Carron, eh, ma gli altri possono trovare eh, in me la stessa cosa solo eh, se trovano questi tratti e io non voglio dire che li trovino, eh, voglio solo dire la condizione affinché eh, li possano trovare in me come in altri, in tanti altri e anche in me, la condizione per essere eh, fecondi in questo modo, paternità e, e, e generativi, è quello di continuare a ricevere. Perché nessuno può eh, dare quello che non ha, o meglio, non quello che non ha perché è equivoco, equivoco eh, nell'espressione perché sembra una capacità, nessuno può dare se non quello che continuamente attinge e riceve perché chi non è costantemente arricchito, rigenerato, tenderà, e non per cattiveria, ma ad appiattire l'altro, perché cercherà nei discepoli, nelle persone che eh, lo seguono, quella conferma che eh, ne, non, non, non sperimenta. Muchisima, grazie professor Di Martino. Si estuviésemos en la casa de campo seguro que todos aplaudiríamos a rabiar por, por el, el acto que hemos tenido esta tarde con usted, por el recorrido que ha hecho. Pero estamos como estamos y en todo caso sí que queríamos agradecerle de corazón la, la intervención que ha hecho, la disponibilidad y la forma en la que se ha implicado personalmente en, en las preguntas que le hemos ido formulando en estas condiciones que no son las más fáciles. Con esto terminamos este acto de apertura de Encuentro Madrid, que continúa mañana viernes a partir de las 17 horas con la emisión en directo, siempre desde la página web encuentromadrid.com, del acto Confiar es Razonable, Filosofía y Ciencia en torno a la confianza, que será un paso más en algunas de las cuestiones que esta tarde hemos visto junto con el profesor Carmine Di Martino. Recordamos también que se pueden visitar las exposiciones a través de la página web, en concreto la exposición fotográfica En los lugares vacíos construiremos con ladrillos nuevos, que se ha presentado en, la primera, en el primero de los actos de, de Encuentro Madrid, que hace un recorrido en imágenes de distintos trabajadores esenciales que han dado un paso al frente durante la pandemia. Y también recomendamos la exposición Acoger es un bien para todos, una mirada al acogimiento familiar a través de las pinturas del Museo Nacional del Prado, realizada por la Asociación Familias para la Acogida, con motivo de su vigésimo quinto aniversario. También está abierta en nuestra página web El espacio infantil y cada día vamos a lanzar un reto para los más pequeños que siempre han disfrutado de Encuentro Madrid y que este año esperemos que lo hagan bajo esta modalidad así que os pedimos que estéis muy atentos a este espacio y a las redes sociales de Encuentro Madrid. Reiteramos nuestro agradecimiento a la Fundación Unir, patrocinadora de este acto, y también a todos los voluntarios y personas cuyo apoyo y colaboración ha sido fundamental para sacar adelante Encuentro Madrid en esta edición especial. Es también una ocasión para invitaros a sostener económicamente Encuentro Madrid, cosa que no repetiremos, pero que os invitamos a hacer, porque es una forma de construir Encuentro Madrid y este tipo de eventos aún con esta modalidad diferente. La colaboración se puede, hacer, se puede hacer a través de Bizum, en el código 01061 o apuntándose al Club de Amigos de Encuentro Madrid. Todos los datos, en todo caso, están en la sección Dona Hora, que podéis encontrar en la página web. Y os agradezco a todos los que estáis del otro lado de la pantalla por habernos seguido. Buenas tardes y espero que sigáis disfrutando de esta edición especial de Encuentro Madrid.